considerazione al volo, un commento al volo. Dopo 3 anni che uno posta video sui social e si spara tutti i commenti, no, che arrivano inevitabili, è talmente evidente che la maggior parte delle persone commenta senza avere la più pallida idea dell'argomento che sta commentando. Se anche per miracolo va oltre al titolo di un video e lo guarda per davvero e poi commenta, è imbarazzante vedere il livello di non competenza su un argomento. La gente spara a vanvera, così. Spara perché ha voglia di vanveraggiare. Se proprio devi commentare, documentati o fallo in un modo che abbia senso. Libro della giornata, guardate cosa mi è arrivato, guardate che chicca mi è arrivata qua, Almanac, Poor Charlie's Almanac, ve lo apro così, Expanded Third Edition, è Charlie Munger, insomma la saggezza di Charlie Munger, dice questo sottotitolo, porca paletta, è la plastica più dura dell'universo, costa un triliardo, no, non costa neanche tanto in realtà su Amazon, però sembrano proprio quei vecchi libri da enciclopedia, insomma, e Charlie Munger peraltro di recente ha sparato a zero su Bitcoin. Se parla Charlie bisogna sempre ascoltarlo, però è anche vero che Munger e Warren Buffett, che anche ha sparato a zero su Bitcoin, non hanno mai investito in tecnologia. Però poi fa parte anche della filosofia di Munger l'idea di investire solamente in aziende di valore nel lungo periodo, quindi Bitcoin ad oggi visto come bolla speculativa non gli interessa. Comunque Poor Charlie Almanac vi farò sapere. Munger è questo qua. Piegamenti? Oh, la cosa più incredibile è che da quando ho cominciato a postare il fatto che faccio questi 100 piegamenti al giorno, sapete i messaggi di tutti i personal trainer? No Monti, la posizione della scapola destra deve essere un 30% in più. Comunque faccio le mie serie, ne faccio, ripeto, tipo 20 alla volta, 10 qui, 20 lì, 30 lì, quindi non ne faccio 100 di fila. Quindi mi posiziono adesso nella posizione corretta, mani all'altezza del petto, leggermente sotto, con gomito vicino al busto, tacchi uniti perfettamente e vado. Non mi ricordo chi ha commentato nei commenti dicendo come si fa a creare un team di persone che funziona. Premesso che non ho nessuna ricetta magica. Un suggerimento è: se tu produci contenuti oggi e se tu fai video, hai la possibilità di avere più visibilità all'esterno. E uno che ti vede, nel momento in cui lanci un progetto, la tua azienda, quello che è, la tua iniziativa, diventa molto più facile capire se vuoi collaborare o meno. Perché? Perché sa già come la pensi, se gli stai... Niente, già è uno che si auto-esclude, non vorrà mai collaborare con te. Se invece concorda un po' sulla filosofia generale di come vedi le cose, di come ti comporti, e poi vede magari dall'inizio alla fine alcuni progetti, ha una valutazione molto precisa rispetto al fatto che gli piace o meno quello che fai. E allora, nel mio caso, il fatto di fare tanti contenuti attira proposte di collaborazione di persone che già sono interessate un po' a come la vedo io. Non lo so perché sono pazzi furiosi anche loro, probabilmente attiro solo i pazzi furiosi come me. Punto. Sguardo fisso in avanti, verso l'orizzonte. Andiamo, andiamo. Un altro aspetto importante è riuscire a trovare delle persone di fiducia che poi sono loro a portare avanti la selezione e capire chi sono le persone giuste per questo progetto. Tu non puoi essere esperto di tutto, no? E allora ti affiderai, non so, al tuo CTO, alla persona che segue la parte tecnica, per fare le scelte tecniche, ne sa più lui di te, no? Questo è un aspetto importante. Invece l'idea di metterti lì e fare tutto tu e decidere tutto tu, questo è il grande virus. Il faccio tutto io, it's not good. Vabbè, la notizia della giornata è che Facebook ha cambiato il feed e allora tutti in paranoia. Marchetto ha cambiato il feed. Si cagano addosso. Ed è ovvio che Facebook debba cambiare, abbiamo detto ieri. Il problema è cambierà in bene, cambierà in male. Questa qua è una lampada, sì. Ah, questa notizia l'ho trovata comunicativamente divertentissima. Sapete, hanno organizzato questo sex party in Silicon Valley e Elon Musk ha dichiarato: sì, c'ero anch'io, ma sono uscito presto e pensavo fosse una festa mascherata. Perché sei uscito presto? L'altra notizia è Dropbox che si quota in borsa per 10 miliardi. Io mi ricordo quando partì Dropbox. Incredibile. Il giorno in cui partì Dropbox, che avevano questa applicazione così semplice, che dicevi, vabbè, ma è semplice, è una cartella sincronizzata in cloud. Che cosa sarà di così particolare? Hanno preso un mercato. Bravi. Allora. No! Ho trovato sto aggeggio qua, che praticamente è un robot con cui ti fai tutti i tuoi automassaggi. Ancora non lo so usare bene, però in teoria, vedete, c'è tutte le sue cosine. E quando sei super stressato, che sei la mattina, che dici no, non ce la faccio, oppure ti hanno spatasciato la pesca tutto il giorno, ti metti qua e fai i tuoi massaggini qua. C'è la doppia cosa per il collo.
oppure fai appunto dietro un automassaggiante, non lo so. Non piglio una lira a fare questa segnalazione, ve lo segnalo, ecco. Sto ancora cercando di capire come funziona, se voi lo usate già, ditemi come lo usate voi, non lo so. Sto valutando molto il tema dell'email marketing. Io ero uno di quei carciofi che ha detto l'email è morta, così. Ai tempi di Blogosfera, mi ricordo, non raccoglievamo neanche le mail per la newsletter e ci abbiamo smenato un sacco, perché poi quando entrò Sole 24 Ore chiaramente la newsletter avrebbe avuto un valore se avevi 100.000 o un milione di registrati, no? Ho avuto un totale disinnamoramento rispetto alle mail e poi devo dire ultimamente ho visto come se usi bene la mail dal punto di vista della storia, quindi il racconto che ci deve essere, la cura che ci deve essere in quello che vai a inserire in ogni mail e il collegamento tra un'email e l'altra, di modo che sia una storia come fosse una serie televisiva, no, che tu vai a seguire, o se vai a creare dei contenuti, non so, per me Kevin Rose ad esempio fa una newsletter bellissima che apro ogni volta con grande interesse, mi guardo tutti i suoi link, la gente ancora apre la mail. E allora nel caso di Slashers, For Books e anche la mia mail personale, stiamo lavorando per cercare di creare dei buoni contenuti che quindi creino un rapporto di coinvolgimento con le persone che si iscrivono, che non ricevono soltanto, capito, le robe standard e penose, insomma. Chiudiamo qui la giornata. A volte vedo tutti questi videoblog super pazzescamente incredibili, super divertenti, con questi signori che fanno una vita meravigliosa e viaggiano e ci hanno tutte le uscite nei Gran Gala e tutte queste robe qua. Il mio vlog è l'esatto opposto, una noia mortale, sono in casa tranquillo e eseguo ogni giorno per cercare di portare avanti i miei progettini, ecco. Com'è che diceva quel generale dei Marine o Navy Seal? La disciplina è libertà.